Tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo dei miei 5 film preferiti. Allora, inizio col dire che 5 film preferiti sono pochi, perché nella tua vita vedi un miliardo di film, quindi sono andata scartando quelli più vecchi, ho preso quelli più recenti. In ogni caso, iniziamo subito. Il primo film di cui parlo è Come diventare grandi nonostante i genitori. L'ho visto l'anno scorso al cinema ed è un film bellissimo. Ce lo adoro. Parla di questo gruppo di ragazzi che ha una band e vuole partecipare a un concorso, ma la preside glielo impedisce. Insomma, è un film adolescenziale, molto bello, io lo consiglio a tutti. Se ancora non l'avete visto, andatevelo a guardare. E parla di famiglia, di passioni, di amicizie, di amore. Insomma, parla di temi molto adolescenziali. Il quarto film di cui vi parlo... Quarto? What? Il secondo film di cui vi parlo è, in questo momento non me lo ricordo, che bello, Noi siamo infinito. Vi ho già parlato del libro, ovviamente la trama del film è la stessa. C'è questo ragazzo Charlie che fa amicizia con Sam e Patrick e insomma ne vive di tutti i colori. Sempre qui ci sono temi adolescenziali, bullismo, amore, amicizia. Insomma, avete capito che a me questi film piacciono, questi generi di film molto adolescenziali, molto vicini a noi. Il terzo film, ovviamente, nella mia classifica doveva parlare di danza, infatti sto parlando di New York Academy. Questo l'ho visto l'anno scorso, sempre al cinema, se non sbaglio, sì. È un film molto semplice ma molto bello, ci sono delle coreografie veramente tipo wow, l'attrice che è pure una ballerina è bravissima. Parla di due ragazzi, Ruby che è una ballerina e Johnny che è un violinista, che vogliono entrare entrambi nella New York Academy e si innamorano ovviamente, vivono una storia d'amore, vabbè, insomma non ve lo spoilerò, ma comunque è bellissimo. Il quarto film di cui vi parlo è Prima di domani, in inglese Before I Fall. Parla di questa ragazza, di Sam, che entra in un loop temporale, infatti è costretta a rivivere lo stesso giorno all'infinito e cercherà di uscirne fuori cambiando gli atteggiamenti verso i suoi compagni, verso le sue amiche, verso i suoi genitori, cercando sempre di modificare la giornata in modo da uscire da questo loop temporale. Alla fine succedono delle cose inaspettate, non vi voglio spoilerare nulla se no non ha senso. È comunque un film molto bello, fa capire molte cose, io l'ho proposto infatti di vederlo a scuola. Ti insegna a vivere soprattutto il presente e non pensare al futuro o al passato. Vivi il presente così com'è e prendilo. E infine, l'ultimo film di cui vi parlo è, ovviamente, cosa che non c'entra nulla con questa lista, Animali Fantastici e Dove Trovarli. Un film che io appena l'ho visto tipo mi sono messa a piangere, anche se non c'è niente di cui piangere. Cioè, è bellissimo. Questo sempre l'ho visto al cinema, ma la maggior parte di questi film li ho visti al cinema. Ah, i brividi a parlare, è troppo troppo bello. Parla di Newt, non so come si legga, scusatemi, prego, amatemi. Scamander, perché non so pronunciare le cose. E delle sue creature fantastiche. Insomma, ci sarà una vicenda, qui sembra una storia d'amore. Lo snaso, ci sono tantissimi personaggi che io tipo adoro, veramente bellissimo, anche se non c'entra niente con il mio genere, ma è il mio film preferito in assoluto, lo consiglio a tutti. Questa vicenda è stata creata dal libro scritto dall'autrice di Harry Potter. Il libro spiegava semplicemente i nomi degli animali e da lì è stata tratta la storia di questo film. E io lo consiglio a tutti, è un film veramente, io lo adoro, vi prego andatelo a vedere perché è stupendo. E da quando so, nel 2018 dovrebbe uscire Animali Fantastici Dove Trovarli 2 e io tipo lo vedrò 200 volte al cinema perché sì, è bellissimo. Questi erano i miei 5 film preferiti, spiegati brevissimamente, perché per ognuno di loro dovrei aprire una parentesi enorme e fare un video di 250.000 minuti. Se conoscete altri film belli da consigliarmi, scrivetemelo come al solito qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, se questi film li avete già visti e se vi sono piaciuti lasciate un pollice in su.
Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, ci vediamo domani con un prossimo video. Ho parlato velocissimo per tutto il video. Wow!